E bentrovati ancora una volta, siamo qui in vostra presenza per tenervi compagnia con un altro argomento del nostro programma Al passo quei tempi. E siamo negli studi di Radio Ecosud, restate sintonizzati con i nostri programmi e non cambiate, è Padre Rocco che vi sta parlando, insieme a Concetta che saluto e ringrazio. Grazie Padre e saluto tutti voi. E insieme a Caterina che saluto e ringrazio. Buonasera Padre e bentrovati a tutti. Come ben sapete i nostri programmi sono non solo di intrattenimento, di informazione, ma anche di formazione. È una catechese dialogica, ormai conoscete i nostri volti, conoscete le nostre voci, conoscete i nostri programmi, le tematiche che sono un po' impegnative e stiamo trattando, stiamo quasi finendo, ormai siamo alla fine. Sul Credo, diciamo le verità di fede, durante la Messa e la Domenica, il sacerdote dice Credo, e noi tutti quanti diciamo Credo in Dio Padre onorato, così via, così via. Questa sera eh, andiamo a trattare Credo la vita eterna. Noi crediamo nell'altra vita, quindi per noi eh, sono verità imprescindibili, quindi per me questa è una serata una puntata da imperdibile da non perdere seguite così abbiamo anche ecco, maggiore conoscenza su quella che è la dottrina nostra cattolica allora io sono molto carico se volete possiamo partire con la prima domanda allora padre parlo, parto con la prima domanda e proprio le chiedo cosa significa credo la vita eterna ecco noi diciamo di credere nella vita eterna vedete per il cristiano che unisce la propria morte a quella di Gesù, la morte è come un andare verso di lui, è un entrare nella vita eterna. E quando la Chiesa ha pronunciato per l'ultima volta le parole del perdono, dell'assoluzione di Cristo sul cristiano morente, no? Poi a volte ci chiamano altri sacerdoti eh, per fare la confessione, per dare l'olio degli infermi, una volta si chiamava l'estremunzione Quindi quando... Eh, ci sono le parole dell'assoluzione di Cristo sul cristiano morente. L'ha segnato per l'ultima volta con una unzione fortificante e gli ha dato Cristo nel viatico come nutrimento per il viaggio. E a lui si rivolge con queste dolci e rassicuranti parole. E quindi vi posso ripetere quelle che sono le parole del rito delle esequie. E quindi, noi sacerdoti, quando c'è il momento, ecco la messa di esequie, diciamo queste parole parti anima cristiana da questo mondo nel nome di Dio Padre onipotente che ti ha creato, nel nome di Gesù Cristo figlio di Dio vivo che è morto per te sulla croce, nel nome dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. La tua dimora sia oggi nella pace della Santa Gerusalemme, con la Vergine Maria madre di Dio, con San Giuseppe, con tutti gli angeli e i santi. Tu possa tornare al tuo creatore che ti ha formato dalla polvere della terra quando lascerai questa vita ti venga incontro la Vergine Maria con gli angeli e i santi mite e festoso ti appaia il volto di Cristo possa tu contemplarlo per tutti i secoli in eterno queste sono le parole che noi pronunciamo nel rito delle seque quindi gli auguriamo di incontrare Cristo, la Vergine, i Santi, San Giuseppe e così via Padre Rocco, si parla del giudizio particolare ma che cos'è? quindi quando noi ci presentiamo dinanzi eh... A Dio nell'altra vita, è chiusa la, la, la pausa terrena quando chiudiamo gli occhi, e la morte pone fine, fine alla vita dell'uomo come tempo aperto all'accoglienza o al rifiuto della grazia divina apparsa in Cristo. Quindi questo tempo noi possiamo accettare o rifiutare la grazia di Cristo. Il Nuovo Testamento parla del giudizio principalmente nella prospettiva dell'incontro finale con Cristo alla sua seconda venuta, ma attenzione, quello che sto per dire afferma anche a più riprese l'immediata retribuzione che dopo la morte sarà data a ciascuno in che cosa? Il rapporto a che cosa? Il rapporto a due cose, il rapporto alle sue opere e il rapporto alla sua fede. Quindi noi saremo giudicati sulle opere e sulla fede. La parabola del povero Lazzaro la parola detta da Cristo in croce al buon ladrone, se ricordate, così come ad altri testi del Nuovo Testamento, parlano di una sorte ultima dell'anima che può essere diversa per le une come per le altre. Quindi eh, il giudizio può essere diverso ed è diverso. Quindi in base alle opere e alla fede, ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna. E guardate, questo è un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo. Per cui vediamo le ipotesi, o passerà attraverso una purificazione. Quindi noi crediamo nel purgatorio, lo vedremo più avanti. O entrerà immediatamente nel paradiso, nella beatitudine del cielo o non sia mai. Noi crediamo anche purtroppo all'altra ipotesi, oppure si dannerà immediatamente per sempre. Pensate che San Giovanni della Croce dice alla sera della vita saremo giudicati eh, sull'amore, non su, su altro. Quindi, eh, attenzione, ecco, quando noi diciamo che bisogna crescere nell'amore, convertirsi all'amore, eh, fare le cose con amore, di amore, eh, e questo intendiamo dire, ognuno di noi dovrebbe essere operatore di bene, non solo crescere nell'amore, ma anche spargerlo, irradiarlo intorno a sé. Ci vuole dire Padre cosa significa vivere in cielo? Beh, quando noi diciamo il termine cielo, evidentemente non intendiamo eh, fare un discorso di meteorologia, non intendiamo il cielo che c'è sopra le nuvole, dice alza gli occhi al cielo. Ma ah, qui nella Bibbia, quando noi parliamo di cielo, intendiamo un'altra realtà. Coloro che muoiono nella grazia, che muoiono nell'amicizia di Dio eh, sono perfettamente purificati, vivono. Per sempre con Cristo, sono per sempre simili a Dio, perché vedono così come gli è, faccia a faccia. Vedete che Papa Benedetto XII, ma anche poi viene ripreso in Lumen Gentium, il Concilio Vaticano II, al numero 49, e già Benedetto XII diceva: Con la nostra apostolica autorità definiamo, quindi è un fatto solenne, exe da parte di un Papa, di un magistero papale. Che per disposizione generale di Dio le anime di tutti i santi morti prima della passione di Cristo e quelle di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto il Santo Battesimo di Cristo, nelle quali al momento della morte non c'era o non ci sarà nulla da purificare, oppure se in essa ci sarà stato o ci sarà qualcosa da purificare, quando dopo la morte si saranno purificate anche prima della risurrezione dei loro corpi e del giudizio universale. E questo dopo l'ascensione del Signore Salvatore Gesù al cielo, sono state, sono e saranno in cielo, associate al regno dei cieli, al paradiso celeste con Cristo, insieme con i santi angeli. E dopo la passione e morte del nostro Signore Gesù Cristo, esse hanno visto, vedono l'essenza divina in una visione intuitiva e anche a faccia a faccia, senza la mediazione di alcuna creatura. Questa vita perfetta questa comunione di vita, di amore, con la Santissima Trinità, con la Vergine, gli angeli, tutti i beati, è chiamata il cielo. Quindi quando noi, ecco la domanda che mi è stata fatta a Concetta, cosa vuol dire eh, vedere, vivere e eh, vedere, vivere in cielo? E noi intendiamo questo, quando, ecco, vivere in cielo è essere, cioè, con Cristo. Eh, gli eletti vivono in lui, ma osservando, anzi, trovando la loro vera identità, il loro proprio nome. E la vita infatti è stare con Cristo, dice Sant'Ambrogio, perché dove c'è Cristo là c'è la vita e là c'è il regno. E allora eh, il cielo è la fine ultima dell'uomo, la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Con la sua morte e la resurrezione di Gesù Cristo, Gesù Cristo ci ha aperto il cielo. Quindi allora non intendiamo eh, la meteorologia, come dicevo poc'anzi. La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste e coloro che hanno creduto in lui, sono rimasti fedeli alla sua volontà. Quindi il cielo che cos'è? È la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in lui. E questo mistero di comunione beata con Dio con tutti coloro che sono in Cristo, supera, questo lo dobbiamo dire, ogni possibilità di comprensione, di descrizione, è no? un fatto razionale, è un fatto filosofico, è, è soprannaturale, sopra la natura, non contro la natura. E noi crediamo in questo, lo crediamo per fede, lo crediamo perché c'è nella scrittura, perché, lo crediamo perché l'ha rivelato Cristo, lo crediamo perché c'è il Magistero della Chiesa, quindi è una... È una una professione di fede nostra del mondo cattolico, quindi la scrittura ce ne parla con immagini: vita, luce, pace, banchetto di nozze, vino del regno, casa del padre, Gerusalemme celeste, paradiso. Sono tutte ecco, descrizioni. Ecco, voi sapete che non parliamo per analogia, non abbiamo se non il nostro linguaggio, i nostri paragoni, il nostro alfabeto, quindi ci esprimiamo eh, come meglio possiamo. Quindi quelle cose che occhio non vide, dice San Paolo prima lettera ai Corinti, capitolo 2, versetto 9, e ne orecchio di, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Poi dico un'altra cosa: a motivo della trascendenza, Dio non può essere visto qual è, se non quando Egli stesso apre il suo mistero alla contemplazione immediata dell'uomo, e gliene dona la capacità, da lei la capacità. L'uomo. Questa contemplazione di Dio nella sua gloria celeste è chiamata dalla Chiesa la visione beatifica. Vi, porto, vi riporto un passo di San Cipriano di Cartagine che diceva: Questa sarà la tua gloria e la tua felicità: essere ammesso a vedere Dio, avere l'onore di partecipare alle gioie della salvezza della luce eterna insieme con Cristo, il Signore tuo Dio godere nel regno dei cieli, insieme con i giusti, gli amici di Dio, le gioie dell'immortalità raggiunta. Nella gloria del cielo, i beati continuano a compiere con gioia la volontà di Dio, il rapporto agli altri uomini e all'intera creazione. Regnano già con Cristo e con lui regneranno nei secoli dei secoli. Questo c'è scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 22, versetto 5. Quindi noi crediamo nella vita eterna e quando parliamo di cielo sappiamo allora che cosa intendiamo e allora Padre Rocco in tema di cielo le chiediamo se ci può parlare del purgatorio anche questa è una verità di fede noi cattolici crediamo nella vita eterna quindi ci sono delle diverse, diversi stati e quindi io posso trovarmi con, nella visione beatifica di Dio no, diciamo paradiso, il cielo oppure noi crediamo nella purificazione finale o purgatorio cioè, che cosa vogliamo dire? Coloro che muoiono nella grazia, nell'amicizia di Dio, ma sono ancora imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti dopo la morte ad una purificazione, ecco le anime del purgatorio, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. E questo noi crediamo. Quindi la Chiesa chiama purgatorio. Questa purificazione finale degli eletti, che è tuttora cosa dal castigo dei dannati, è un'altra cosa, un cosa, non c'entra niente il castigo dei dannati, lo vedremo fra poco. La Chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio soprattutto in due concili, il Concilio di Firenze e il Concilio di Trento, è affermato proprio in una maniera ex cattedra, in modo ufficiale, e sancito proprio dall'autorità della Chiesa, quindi è la tradizione della Chiesa rifacendosi a certi passi della scrittura. Parla di un fuoco purificatore. Guardate che cosa dice San Gregorio Magno, quindi non padre Rocco Spagnolo, io sono l'ultimo, un prete di campagna, però eh, di fronte a questi mostri sacri, eh, San Gregorio Magno dice per quanto riguarda alcune colpe leggere, si deve credere che c'è, prima del giudizio, un fuoco purificatore. Infatti colui che è la verità afferma che se qualcuno Pronuncia una bestemmia contro lo Spirito Santo, non gli sarà perdonata né in questo secolo né in quello futuro. Da questa affermazione si deduce che certe colpe possono essere rimesse in questo secolo, ma certe altre nel secolo futuro. Quindi, e questi sono i santi eh, che parlano in modo chiaro: e eh, questo San Cipriano di Cartagine e nella, eh, nostro, nella nostra fede e questo insegnamento poggia anche sulla pratica della preghiera per i defunti, la cui, eh, di cui la Sacra Scrittura già parla, c'è un passo molto bello anche nel Vecchio Testamento, perciò Giuda Maccabeo fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti perché fossero assolti dal peccato, Andate a vedere secondo Maccabei, capitolo 12, versetto 46, fin dai primi tempi poi e questo è la storia della Chiesa lo afferma la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti ha offerto per loro suffragi in particolare il sacrificio eucaristico la Santa Messa si prega no? per, le nostre, per le anime dei defunti affinché i purificati possano giungere alla visione beatifica di Dio Quindi la Chiesa raccomanda anche non solo la Santa Messa no? il sacrificio eucaristico ma anche le elemosine le indulgenze le opere di penitenza a favore dei defunti, quindi noi possiamo aiutare le anime del purgatorio anche attraverso l'elemosina, che cancella tanti peccati, le indulgenze quando sono parziali o plenarie in alcuni momenti dell'anno dell liturgico. E quindi dice San Giovanni Crisostomo, richiamo loro soccorso e commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal sacrificio del loro padre, e perché? Perché dovremmo dubitare? le nostre offerte per i morti portano loro qualche consolazione, non esitiamo a soccorrere coloro che sono morti e offrire per loro le nostre preghiere. Cari e amici, e amici e amiche, facciamo una pausa e allora vi dico questo prima della pausa, bisogna rispettarsi in vita e anche in morte, in morte ci vuole soprattutto la preghiera per i nostri defunti. Un attimino di, eh, di pausa, sentiamo qualche pa pezzo di musica e poi rientriamo in studio. Bentornati. Parlavamo, padre, appunto eh, su quello che noi affermiamo nel credo, credo nella vita eterna. Ci può parlare dell'inferno in questo momento? Eh sì, abbiamo parlato del purgatorio, del paradiso e adesso andiamo eh, con l'ultima parte, parliamo anche dell'inferno. Lo sapete o non lo sapete che l'inferno è un dogma di fede. Esiste per noi cattolici, eh, dogma di fede significa una verità rivelata, sancita dall'autorità della Chiesa. Non possiamo essere uniti a Dio se non scegliamo liberamente di amarlo. Non c'è nessuna forzatura, Dio non costringe. Di fronte alla nostra libertà, si inginocchia, di fronte alla nostra libertà, si ferma. Quindi, se voi, dice vieni e seguimi. Quindi, io non posso essere unito a Dio se non scelgo liberamente. L'amore è libero, l'amore è liberante, l'amore crea persone libere. E non possiamo amare Dio se pecchiamo gravemente contro di Lui, contro il nostro prossimo. Contro noi stessi. Chi non ama rimane nella morte, dice la prima lettera di Giovanni. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Il nostro Signore ci avverte che saremo separati da Lui se non soccorriamo nei loro gravi bisogni i poveri, i piccoli che sono sui fratelli. Morire in peccato mortale senza esserne pentiti, senza cogliere l'amore misericordioso di Dio, sapete che cosa significa? Significa rimanere separati per sempre da lui per una nostra libera scelta. Non è Dio che ci manda all'inferno, siamo noi che scegliamo liberamente di non essere con Dio. Ed è questo stato di definitiva autoesclusione dalla comunione con Dio e con i beati che viene designato con la parola inferno. Quando noi parliamo dell'inferno, ci autoescludiamo dalla comunione con Dio, non vogliamo stare con Dio. E stare con Dio che cosa significa? Usiamo questo termine: inferno, il non Dio. Gesù parla ripetutamente della gena, del fuoco inestinguibile. E basta andare a guardare Matteo, capitolo 5 Versetto 22, 29, Marco, capitolo 9, 43, 48. Gesù parla, c'è scritto, e quindi, nelle parole del Vangelo. Quindi, il fuoco inestinguibile è riservato a chi? A chi, sino alla fine della sua vita, rifiuta di credere, rifiuta di convertirsi. Non vuole, non ha vuole che sapere, se ne impipa. E dove possono perire sia l'anima e il corpo? Quindi, Gesù parla di fuoco inestinguibile. Gesù annunzia con parole severe che egli manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno tutti gli operatori di iniquità, li getteranno nella fornace ardente e che pronunzierà la condanna: via, lontano da me i maledetti, nel fuoco eterno. Fuoco eterno, c'è scritto nel Vangelo, Matteo, capitolo 25, versetto 21. Quindi la Chiesa, nel suo insegnamento, afferma l'esistenza dell'inferno e non solo: è la sua eternità. È eterno, non c'è un tempo che poi scade, quindi è per sempre. Ecco, attenzione allora, amiche e amici, non per fare paura o terrorismo psicologico, attenzione, ci giochiamo il nostro destino eterno. E le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte, discendono immediatamente negli inferi dove subiscono le pene dell'inferno, il cosiddetto fuoco eterno. E la pena principale dell'inferno, sapete in che cosa consiste? consiste nella separazione eterna da Dio, nel quale soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira. Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della Chiesa riguardanti l'inferno sono un appello alla responsabilità. Perché io faccio le catechesi? Per informare, per formare, certo, ma anche per e meditare su queste problematiche che riguardano non solo questo tempo ma riguardano anche l'eternità quindi un appello alla responsabilità di ciascuno con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno come sto vivendo che senso ha che direzione sto andando e queste domande che ognuno di noi dovrebbe farsi quindi costituiscono nello stesso tempo un pressante appello alla conversione eh, che cosa significa convertirsi? Significa eh, tornare indietro come un'inversione un a U. Sto andando verso il precipizio verso la, il peccato, ma tornare su una via di luce, eh, sulla fede, ravvivare la fede, fare le opere della fede, praticare, quindi entrare per la porta stretta, perché larga è la porta, è spaziosa la via che conduce alla perdizione. Molti sono quelli che entrano per essa. Quindi attenzione. Quanto stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, quanto pochi sono quelli che la trovano, dice Gesù nel Vangelo. E vedete eh, c'è un passo molto bello della Lumen Gentium, numero 48. Siccome non conosciamo né il giorno né l'ora della nostra morte, io vi auguro di campare diversi secoli, ma. Eh, amici e amiche che state seguendo il programma, o prima o poi chiuderemo gli occhi, ma noi non sappiamo quando avverrà questo, non sappiamo nel giorno, nell'ora, nell'anno. Bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo, e quel tempo della vigilanza, vegliamo assiduamente, affinché, finito l'unico corso della nostra vita terrena, meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale, e essere annoverati tra i beati, né ci si comandi. Come a servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno, non sia mai nelle tenebre esteriori dove ci sarà pianta esteriore dei denti. Io non auguro a nessuno, anzi, vi auguro di andare in paradiso. Ma anche il purgatorio è al limite: l'importante è salvarsi eternamente. Dio non predestina nessuno ad andare all'inferno, cioè, dice: Siamo predestinati. No, non esiste la predestinazione. Questa è la conseguenza nostra di un'avversione volontaria a Dio. E quando noi parliamo di peccato mortale che causa la morte dell'anima, e quindi ci allontana da Dio. Oggi non si parla più di peccato, non si parla più di peccati mortali, si vive così, insomma, e con molta indifferenza, con molta responsabilità E quindi è un'avversione a Dio. Questa è la causa in cui si persiste fino alla fine. Non è un peccato soltanto, ma uno vive nello stato di peccato, sceglie di vivere lontano da Dio con la sua morale, facendosi da sé la religione, la morale. Nella liturgia eucaristica, nelle preghiere quotidiane dei fedeli, la Chiesa implora la misericordia di Dio, il quale non vuole che alcuno perisca, ma che tutti abbiano in modo di pentirsi. Dio è un papà, è una mamma, vuole il nostro bene. Guardate che cosa dice il Messale Romano: è una bella preghiera. Dice: Accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel greggio degli eletti. Guardate che belle parole che la Chiesa usa quando prega, questo c'è nel Messale romano Padre. Si parla di giudizio finale eh, ce ne può parlare meglio, cosa vuol dire? Sì, senz'altro, e queste sono tematiche molto impegnative. Cercherò di essere chiaro: la risurrezione di tutti i morti, dei giusti, degli ingiusti precederà il giudizio finale. Sarà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce, la quale, quella del Figlio dell'uomo, quella di Cristo, e ne usciranno quanti fecero il bene per una risurrezione di vita, quanto fecero il male purtroppo per una risurrezione di condanna. Allora Cristo dice verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, porrà le pecore alla sua destra, i capi alla sua sinistra, e se ne andranno queste al supplizio eterno e giuste alla vita eterna. Questo è un pezzo di Vangelo tratto da Matteo capitolo 25, versetto 31, 32 e 46. Quindi, davanti a Cristo, che è la verità, sarà definitivamente messa a nudo la verità sul rapporto di ogni uomo con Dio, quindi. Noi gli uomini li possiamo ingannare, Dio no, il giudizio di è verità. Dice io sono la via, la verità, la vita. Il giudizio finale manifesterà eh, fino alle sue ultime conseguenze il bene che ognuno avrà compiuto o avrà, avrà omesso di compiere durante la vita terrena. E mi riporto adesso un, un passo di Sant'Agostino. Sant'Agostino dice tutto il male che fanno i cattivi. Viene registrato allora in saputa, viene scritto nel libro di Dio. Il giorno in cui Dio non tacerà, egli si volgerà verso i malvagi e dirà loro, io avevo posto sulla terra i miei poverelli per voi. Io, loro capo, sedevo nel cielo alla destra di mio padre, ma sulla terra le mie membra avevano fame. Se voi aveste donato alle mie membra, il vostro dono sarebbe giunto fino al capo. Quando ho posto i miei poverelli sulla terra, li ho costituiti come vostri fattorini perché portassero le vostre buone opere nel mio tesoro. Voi non avete posto nulla nelle loro mani, per questo non possedete nulla presso di me. Guardate che ci sarebbe da meditare su questo brano, questo pezzo di Sant'Agostino. Allora mi, mi si chiedeva eh, se si parla del giudizio finale, di parlare del giudizio finale. Il giudizio finale. Quando avverrà? Avverrà al momento del ritorno glorioso di Cristo. Soltanto il Padre ne conosce l'ora e il giorno. No, nessuno è dato conoscere, non sappiamo. Egli solo decide circa la sua venuta. Per mezzo del suo figlio Gesù pronunzierà allora la sua parola definitiva su tutta la terra. Conosceremo il senso ultimo di tutta l'opera della creazione e di tutta l'economia della salvezza. Comprenderemo le mirabili vie attraverso le quali la provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il giudizio finale allora manifesterà che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie commesse dalle sue creature, che il suo amore è più forte della morte. L'amore è più forte della morte. Quindi il messaggio del giudizio finale chiama che cosa? Chiama alla conversione fin tanto che Dio dona agli uomini il momento favorevole, il giorno della salvezza. Ispira il santo timore di Dio, impegna per la giustizia del regno di Dio, annuncia la beata speranza del ritorno del Signore, il quale verrà per essere glorificato nei suoi santi, e essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto. E allora, vedete, eh, questo è l'argomento che andava trattato e ho cercato di spiegarlo come meglio ho potuto. Padre Rocco, a questo punto ci può chiarire cosa significa cieli nuovi e terra nuova? Sì, è un linguaggio nostro, intracclesiale, noi diciamo ci sono cieli nuovi e terra nuova, la speranza dei cieli nuovi e della terra nuova. Alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Dopo il giudizio universale i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima e lo stesso universo sarà rinnovato. Dice il concilio alla Lumen Gentium 18, allora la Chiesa avrà il suo compimento nella gloria del cielo quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose e quando col genere umano anche tutto il mondo, il quale intimamente unito con l'uomo per mezzo di lui, arriva al suo fine, sarà perfettamente ricapitolato in Cristo. Un mistero evidentemente, ma eh, questo misterioso rinnovamento che trasformerà l'umanità e il mondo. Dalla Sacra Scrittura, sapete come è definito? È definito con l'espressione i nuovi cieli e una terra nuova. Cioè sarà la realizzazione definitiva del disegno di Dio di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo, come quelle della terra. E in questo nuovo universo, la Gerusalemme celeste, Dio avrà la sua dimora è in mezzo agli uomini, egli tergerà ogni lacrima dei loro occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Allora, eh, voglio dire due cose per quanto riguarda l'uomo e per quanto riguarda il cosmo. Per l'uomo, questo compimento sarà la realizzazione definitiva dell'unità del genere umano, voluta da Dio fin dalla creazione e di cui la Chiesa nella storia è come sacramento. Coloro che saranno uniti a Cristo formeranno la comunità dei redenti. Noi diciamo la città santa di Dio, la sposa dell'agnello. Sono espressioni del libro dell'Apocalisse, ma intendiamo dire la stessa cosa, la stessa realtà. Essa non sarà più ferita dal peccato, dall'impurità, impurità, dall'amor proprio che distruggono o feriscono la comunità terrena degli uomini. La visione beatifica nella quale Dio si manifesterà in modo inesauribile e agli eletti sarà sorgente perenne di caudio, di pace e di reciproca comunione. Questo per quanto riguarda l'uomo. Quanto al cosmo, la rivelazione cosa afferma? Afferma la profonda comunione di destino fra il mondo materiale e l'uomo. C'è un pezzo della, della lettera ai Romani di San Paolo che io vado un po' a meditare e a ricordare a ciascuno di voi che seguite il programma. La creazione stessa, dice San Paolo, attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù e dalla corruzione. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Quindi anche l'universo visibile dunque è destinato ad essere trasformato affinché il mondo stesso, restaurato nel suo stato primitivo, sia senza più alcun ostacolo al servizio dei giusti, partecipando alla loro glorificazione in Gesù Cristo risorto. Allora, vedete, dicevo prima, ma lo ribadisco ancora adesso, ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità e non sappiamo nemmeno il modo come questa avverrà, quindi non sappiamo né quando avverrà né come avverrà e quindi questo è un mistero, lo crediamo per fede, passa certamente l'aspetto di questo mondo deformato dal peccato, sappiamo però dalla rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova in cui abita la giustizia. La cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Tuttavia, l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, ma piuttosto stimolare, la solicitudine nel lavoro relativo alla terra presente. Non è che stiamo con la testa fra le nuvole aspettando il cielo nuovo e terra nuova e trascuriamo la terra presente, deve crescere quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza. Quindi facciamo bene, costruiamo il bene comune, impegniamoci per questo mondo e così costruiremo anche l'altro. Infatti tutti i buoni frutti della natura, della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello spirito del Signore, secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allora quando Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale, di allora sarà tutto in tutti nella vita eterna. E diceva San Cirillo di Gerusalemme, è un bel pezzo che adesso io riporto: la vita nella sua stessa realtà e verità è il Padre che attraverso il Figlio e nello Spirito Santo riversa come fonte su tutti i suoi doni celesti e per la sua bontà promette veramente anche a noi uomini i beni divini della vita eterna. Penso di aver detto chiaramente quello che andava detto, quello che dice la Chiesa che è la nostra dottrina quanto riguarda la vita eterna, il paradiso, l'inferno e il purgatorio, quello che noi diciamo cielo nuovo e terra nuova. E siamo arrivati, Padre, al termine della puntata, non prima però eh, di ascoltare la sintesi finale. E questa è la nostra caratteristica. Fino a ogni puntata noi andiamo a sintetizzare quanto abbiamo detto nel nostro programma, che di solito va dai 40-45 minuti, a volte 60, a volte sforiamo. Vabbè, allora dirò 10 cosette che eh, potremmo tenere bene a mente. Allora, abbiamo detto, eh, ripadisco, che ogni uomo riceve nella sua anima immortale la propria retribuzione eterna fin dalla sua morte. Quindi, appena moriamo, già sappiamo che destino avremo paradiso, inferno o purgatorio. Quindi in un giudizio particolare questo giudizio viene ad opera di Cristo che giudice dei vivi e dei morti. Quindi il giudizio è subito, appena chiudiamo gli occhi ci presentiamo di fronte a Dio. Secondo, noi crediamo che le anime di tutti coloro che muoiono nella grazia di Cristo costituiscono il popolo di Dio nell'aldilà della morte, la quale sarà definitivamente sconfitta nel giorno della risurrezione quando queste anime saranno riunite ai propri corpi. Terza cosa che vado a dire, ecco, mh, noi crediamo che la moltitudine delle anime che sono riunite attorno a Gesù e a Maria in paradiso forma la Chiesa del Cielo. Voi sapete che c'è la Chiesa trionfante, la Chiesa pellegrinante, la Chiesa purgante, un'unica Chiesa. Quindi questa è la, è la Chiesa del Cielo, dove esse nella beatitudine eterna vedono Dio così come è dove sono anche associate in diversi gradi con i santi angeli al governo divino esercita, esercitato da Cristo glorioso, intercedendo per noi. Non si spezza il legame, c'è un filo rosso sottilissimo, loro pregano per noi, noi preghiamo per loro, quindi intercedono per noi, aiutando la nostra debolezza con la loro fraterna sollecitudine. Un'altra cosa, abbiamo detto, coloro che muoiono nella grazia, nell'amicizia di Dio, ma... Imperfettamente purificati, benché sicuri della loro salvezza eterna, sono salvi. Ecco, le anime del Purgatorio, sto parlando: vengono sottoposti dopo la morte a una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia di Dio. Questo noi crediamo, questo noi diciamo e questo noi andiamo a farlo come oggetto di catechesi. Poi dico ancora: seguendo l'esempio di Cristo, la Chiesa avverte i fedeli della triste e penosa realtà della morte eterna chiamata anche inferno quante volte noi predicatori noi sacerdoti, vescovi, il magistero della chiesa parliamo di queste cose avvertiamo i fedeli attenzione che esista anche l'inferno ma non per mettere terrore o paura ma è una realtà se è una realtà bisogna pigliarne coscienza quindi la chiesa sull'esempio di Cristo avverte i fedeli poi chi vuol sentire sente chi no... <ride> la coscienza ognuno è responsabile delle proprie azioni, delle proprie scelte vado a dire ancora la pena principale dell'inferno in che cosa consiste? consiste nella separazione eterna da Dio in Dio soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira l'uomo aspira alla felicità è stato fatto per essere felice ma la felicità esiste solo in Dio senza Dio c'è l'inferno c'è la morte e la dannazione eterna, la terzultima cosa che vado a dire: la Chiesa prega perché nessuno si perda. Signore, eh, non permettere che sia mai separato da te. Se è vero, che nessuno può salvarsi da Se stesso, è anche vero che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che per Lui tutto è possibile. E questo eh, dobbiamo starne certi. Poi la Santissima Chiesa Romana crede, confessa fermamente che nel giorno del giudizio tutti gli uomini compariranno col loro corpo davanti al tribunale di Cristo per rendere conto delle loro azioni. E l'ultima cosa, e chiudo, alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza, allora i giusti regneranno con Cristo per sempre, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo materiale sarà trasformato, di allora sarà tutto in tutti. Nella vita eterna. E con questo chiudiamo il programma. Allora, alla conclusione, come al solito, bisogna essere grati e riconoscenti. Io sono grato e riconoscente a Concetta per il contributo, la presenza e la determinazione. Sono due anni che sono appresso a me queste due fanciulle simpatiche e non, non perdono colpi, non, non si assentono mai, non hanno mai chiesto l'assenza per malattia. Sono sempre qui nel campo di battaglia insieme a me, quindi saluto e ringrazio Concetto. Grazie a lei padre, sempre molto gentile. E saluto Caterina eh, per il suo contributo e la sua presenza. Grazie padre a voi e a tutti. E per un senso di giustizia, oltre che cordialmente che affermo quello eh, che dico qui alla radio, non è bontà mia, è, è giustizia e siete a lavorare e a penare insieme a me. per... Preparare questa catechesi settimanale. Poi ringrazio come al solito il nostro regista, il caro professore Mimmo Calogero e a tutti voi. Che cosa dire? Dico grazie per la pazienza, continuate a seguirci, che Dio vi benedica. Quindi, a risentirci e arrivederci alla prossima puntata.